io ho lavorato per 30 anni in una fabbrica e vicino dove lavoravo io c'erano delle ragazze che fregavano cornici. E è una delle figure più terribili che abbia incontrato nel lavoro. Alla sera quando uscivo, e uscivano anche loro, erano tutte bianche di vernice, questa vernice che avevano fregato. Ecco, questa poesia è dedicata ad una di loro. Leggo prima in dialetto e poi la traduzione. Marta, la 43 anni. Da 25 a grata cornise, qua carta de vero, il tampon, a gerussa via vernice dura dalle curve del legno. E gare sta come un segno, te mani. Carezze che sgraffa, e onge curte, da on. I so bei cavei biondi e boccoiosi, e adesso un groppo di spaghi stopposi, che nessuna perucchiera colpì tornare a rizzar. Qua cata e so care amiche, maestre o segretarie, che parghe si è tanti giovani idea. A invidia che onge così rosse e lunghe, i cavei lissi e luminosi, chi dei ben curati, qui si para drio e recce, i recini. Le varda e spessa pensa al suo destino, tutta una vita persa a grattar, a grattarsi via dal corpo a beezza. Marta ha 43 anni, da 25 leviga cornici col tampone, la carta abrasiva. Con questi strumenti frega la vernice dura nelle modanature del legno e le è rimasto come un segno nelle mani, carezze che graffiano e unghie tozze da uomo. I suoi bei capelli biondi ondulati sono ormai un groviglio di spaghi stopposi che nessuna parrucchiera potrà più rimodellare. Quando incontra le sue coetanee, maestre o segretarie, le trova tanto più giovani, le invidia quelle unghie così rosse e lunghe, i capelli lisci e luminosi, quelle dita ben curate quando si riscostano dietro le orecchie e gli orecchini. Le osserva e spesso pensa al suo destino, tutta una vita persa a grattare, a grattarsi via dal corpo la bellezza.